5 ottobre, ciao ragazzi, 5 ottobre è prima giornata di Copy Trading. Siamo qui con la prima delle 4 tips quotidiane. Come sapete, giochiamo nel nostro money management un 2 su 4 che inviamo nel copier e viene replicato nei conti agganciati a questo tipo di operatività. Parliamo dell'ippica, quindi parliamo del punto com. E vi faccio vedere in dettaglio la prima giocata che inviamo. Per le altre non posso mandarle successivamente perché ho un impegno familiare, ma volevo essere presente almeno nei primi giorni per vedere se è tutto a posto con i vari stake, con tutto quanto. Quindi preferisco magari farvi inviare la prima per vedere se compatibilmente con l'invio ci siano stati problemi o meno, e essere più sicuri ovviamente per le giornate successive. Queste le quattro tips, poi ovviamente ve le mando. Vediamo in dettaglio la giocata, così diventa più semplice anche con dati alla mano spiegare quello che andiamo a fare. Mi sono perso il mouse, eccolo. Allora, la prima giocata è questa qui. Ovviamente giochiamo New Hill alla corsa di Navan delle 16:10 inglesi, quindi sono le nostre 17:10. Il MASA lo vedete in dettaglio, la struttura l'avete già vista qualche volta, ve la faccio rivedere velocemente, oltre agli aderenti che ovviamente copro, c'è un riassunto per i vari ordini, l'esito e la piattaforma Betfair. Qui basta impostare, se uno vuole operare di massa, basta impostare ovviamente la cassa messa a rischio, o il massa e lei, quindi il lei del massa, la quota del massa. 4,20 su 2, quindi c'è anche il Masalè incorporato. Vi faccio vedere in manuale il cavallo da giocare è questo qui, quindi ve lo faccio vedere in manuale così riusciamo anche a vedere. Stake, lei ovviamente nella prima giocata di cassa 83 e 12 il nostro Masa, il primo stake è di, ce lo dovevo già aperto, eccolo qua, vedete, la prima giocata porta un rischio di 6,56. Questo 6,56 ovviamente basta dividerlo per la quota, che in questo momento è 4,50, quindi possiamo fare tranquillamente un 6,56 di rischio diviso 4,50, quindi 3,50 la responsabilità, e dobbiamo giocare 1,87 euro. Quindi andiamo a inserire manualmente. Questo è automatico, ovviamente lo farebbe tranquillamente. Io per farvi vedere, siccome non sono presente per le altre giocate, ho optato per la scelta manuale 1,87. Togliamo i minuti primi, così parte prima. Ecco qua. Comunque dargli un'indicazione. Esatto. Andiamo a vedere. Ha inviato la giocata. I nostri 1,87 euro a quota 4,60 sono stati spediti. C'è anche il feedback di tutti quelli che ovviamente hanno ricevuto le varie giocate e gli stake relativi. Quindi tutto questo, tutto automatizzato, tutto
con il MASA inserito, lo fa in automatico. Ho fatto questa situazione manuale per farvi vedere appunto qual è la situazione nel primo stake, questo 4,86 e questa quota 4,86, 1,87 ci darebbe nell'eventualità in cui perdessimo questa giocata appunto la responsabilità del primo step del MASA 2 su 4 per la giornata. Vi dicevo, devo andare, quindi non riesco a mandare le successive, era solo per vedere se è tutto a posto, quindi in questi giorni torneremo ovviamente sull'argomento in maniera che in automatico tutti quanti possano gestire la situazione senza avere l'assillo di andare a vedere, senza avere il problema, ma in tutta tranquillità appunto ritrovarsi con le giocate fatte direttamente senza la presenza fisica davanti al PC. Tutto questo by Max Azzard. Un saluto ragazzi, ciao.